Bene, eccoci in questo webinar dove parleremo di alcune applicazioni che ci consentono di creare degli sketch note. Adobe è il principale riferimento, punto di riferimento dei creativi di tutto il mondo. Queste applicazioni Adobe sono le applicazioni per dispositivi mobili. Dispositivi mobili sono quei dispositivi che voi vi portate in tasca, quindi come si chiama? Il tablet, Cellulare. lo smartphone, eccetera. E queste applicazioni per dispositivi mobili sono tutte gratuite. Alcune possono avere delle funzioni, particolari perché, siccome sono prodotte non per giocare, ma sono prodotte per i creativi, cioè per quelli che, producono. Campagne pubblicitarie, sono art director, artisti e così via. Alcune di queste funzioni sono prodotte proprio per loro e quindi sono funzioni magari a pagamento che però a noi interessano relativamente, ovviamente. Questi schizzi, questi chiamiamoli sketch note, piacciono molto anche ai miei ragazzi, agli studenti, alle persone così, perché? Non perché sono opera, di un artista, ovviamente, ci mancherebbe altro, neanche di un tecnico, ma perché, c'è un'espressione personale, indiscutibilmente c'è uno stile, quindi questo avvicina le persone. Allora voi pensate a una fredda lavagna, lavagna di Ardesia o Lim, quello che volete voi, con le classiche icone, clip art, testi scritti a macchina, pensate ai PowerPoint orribili che siamo in grado di produrre o che sono in grado di produrre i nostri studenti e pensate invece a uno schizzo che, per quanto lontanissimo da qualsiasi criterio corretto di espressione, è comunque qualcosa di personale e quindi avvicina e aiuta la costruzione di questa relazione. La grande differenza che c'è tra una mappa concettuale o mentale e gli sketch note. Io ho sempre detestato, ve lo dico francamente, ho sempre detestato le mappe concettuali e mentali. Non solo, ma a metà degli anni 90 ho scritto un articolo anche molto polemico che ha suscitato delle discussioni importanti su questo tema, per un motivo che poi sarà analizzato a partire da lunedì. Il primo, ve lo dico subito, voi vedete, sono assolutamente illeggibili. Cosa ci capite da queste cose? Io proprio non lo so. E ce ne sono alcune che veramente sono stupefacenti per il modo con cui cioè, vi immaginate se uno si deve mettere lì a leggere sta roba. Poi, ammesso anche che riesca a leggerla, cioè voglio capire che cosa ci capisce di questo. Di questa non è, secondo me, uno strumento che può essere usato così alla leggera. È uno strumento didattico, certamente, ma c'è troppa facilità nell'utilizzo e nel parlare anche di questi oggetti. Allora, vi dicevo, il primo motivo è che non sono belle. Mi dispiace, ma esteticamente sì, sono un po' coloratine, sono carine da vedere, però l'estetica, la bellezza non può essere disgiunta dal contenuto, anche c'è un rapporto molto stretto, quindi qui io non lo so, se mi avessero scritto una mezza paginetta sull'Emilia Romagna o qualcuno avesse registrato un podcast con una bella voce, una musica sotto, avrebbe detto le stesse cose senza costringermi a uno sforzo assurdo di mettere insieme tutte queste informazioni che sono, e questo è il secondo motivo, che sono assolutamente frammentate. Noi combattiamo la frammentazione del discorso come la peste, è l'atropo della diffusione di messaggi. Questo aspetto però lo vedremo lunedì, quando faremo una distinzione e quindi nel frattempo ho capito come cominceremo il capitolo sesto, quando faremo una distinzione molto netta fra comunicare e raccontare, che sono due cose radicalmente diverse. Per cui, ecco che, per capire meglio quello che ci accingiamo a fare, pensate di contrapporre questi due sistemi, cioè la mappa concettuale e mentale, con il sistema dello sketch note. Concludiamo dicendo che ovviamente non è che voglio dire che non dovete usare le mappe, ma bisogna farlo con un certo criterio. Chiuso.
questa breve introduzione sono applicazioni di disegno fondamentalmente. E la prima applicazione che utilizziamo è un'applicazione che viene definita bitmap, cioè bitmap vuol dire che lavora sui pixel. I pixel sono quei puntini luminosi che servono per comporre le immagini che noi vediamo a computer. Allora, quando abbiamo un'immagine di tipo bitmap, se voi la allargate, la ampliate, vedete tutte le seghettature intorno, per esempio, ai contorni, vedete i pixel proprio. Perché? Perché questa immagine, appunto, è basata sui pixel, è una mappa di bit, quindi contiene delle informazioni determinate sulla qualità e la grandezza dell'immagine stessa. Poi useremo invece un'applicazione che è vettoriale. L'applicazione vettoriale non si basa sui pixel, sui bit, non ha delle informazioni precise stabilite una volta per sempre, cioè non mi dice che questa immagine è grande, non so, un tot, e quindi se io l'allargo poi vedo i pixel all'interno di questa immagine. No, perché le immagini vettoriali sono costituite da formule matematiche, da equazioni. Quindi, nel momento in cui io allargo l'immagine, l'equazione entra in funzione e ridetermina la definizione dell'immagine stessa. Una tipica immagine vettoriale è Adobe Capture. È questa. Adobe Capture è quell'immagine, è quell'applicazione che ci consente di fare il gioco di Around Me. Ed è uno dei motivi per cui ho consigliato proprio questa applicazione e non altre. Perché quando noi fotografiamo un qualche cosa intorno a noi e poi lo ingrandiamo, essendo un'applicazione che gestisce immagini vettoriali, queste non perdono in definizione. Ecco quindi che abbiamo imparato una prima cosa fondamentale. Non tutte le applicazioni di disegno sono uguali. Ci sono le applicazioni bitmap e le applicazioni vettoriali. Naturalmente hanno procedure diverse. Per esempio, con un'applicazione bitmap io posso simulare degli acquarelli. Con un'applicazione vettoriale invece è molto più complicato. Poi c'è un terzo tipo di applicazione che useremo e che è Adobe Fresco, che è questa. Adobe Fresco invece è una straordinaria applicazione, veramente incredibile. Voi magari non ve ne rendete conto perché alla fine potete disegnare, prendete una penna, degli strumenti, disegnate, ma la complessità tecnica di questa applicazione è veramente pazzesca perché è un'applicazione che unisce sia l'aspetto vettoriale che l'aspetto bitmap. E quindi, per esempio, Adobe in questo caso la propone addirittura come un'applicazione alternativa per quelle che vengono usate dai creativi con i loro computer o con, per esempio, le loro tavolette. Tipo Wacom, quelle grosse, i monitor interattivi, eccetera, con i quali disegnano e organizzano il loro lavoro. Quindi ecco che entriamo in un mondo veramente particolare. Allora, adesso cominciamo con un'applicazione bitmap, Adobe Sketch, Adobe Photoshop Sketch, che è questa. Io, tra l'altro, voi non lo vedete, ma sto usando una penna, in questo caso sto usando, siccome ho un iPad, uso la penna di Apple che si chiama Apple Pencil. Esistono delle ottime penne che vanno benissimo. Io vi consiglio di utilizzare una penna con la punta e non una penna con la punta rigida e non con la punta morbida. Allora, penso che riconosciate anche questo disegnino che è stato pubblicato all'interno della nostra piattaforma. È realizzato con Adobe Photoshop Sketch, quindi questa applicazione. Vediamo come si fa. Qual è, diciamo, il trucco per realizzare un metodo che voi potete insegnare anche ai vostri studenti, non per disegnare bene, perché non, io sono assolutamente nell'impossibilità di potervi dire alcunché su questo terreno, ma per poter esprimervi in qualche modo attraverso la creazione
di uno sketch note. Allora, in basso sulla destra vedete che c'è questo tasto più, quindi ci dirà che dovremmo fare qualche cosa. Notate che ci vengono proposte una serie di formati. Questi formati sono formati digitali, li vedete qui, oppure a stampa. Perché? Ma perché il creativo di solito è chiamato, non lo so, a costruire un banner rapidamente per una campagna pubblicitaria per una certa auto, oppure a fare uno schizzo per una pagina web che poi deve essere realizzata. E quindi ha bisogno di lavorare su dei formati molto precisi. Anzi, siccome siamo in un'epoca multicanale, alle volte deve lavorare su più formati contemporaneamente. Quindi lo stesso prodotto lo deve poi adattare a seconda del canale che lo vedrà pubblicato. Allora, noi scegliamo la cosa più semplice che abbiamo a disposizione ed è anche la scelta più idonea un po' per tutti, che è questo iPad Pro orizzontale. Più idonea per tutti perché, diciamo così, è quella più compatibile. Adesso io utilizzo due dita, siccome ne ho 10, me lo posso permettere, e quindi due dita contemporaneamente, che cosa faccio? Vedete che con le due dita faccio un pitch. Questo movimento si chiama pitch, cioè sto riducendo oppure allargando l'immagine. Questo è molto importante perché se io, per esempio, scrivo qualche cosa così, e poi vedete, lo riduco alla dimensione originale. Ecco che questa scrittura diventa più piccola e cosa che sarebbe, vedete, molto complicato, è impossibile scrivere. Ecco, per quanto io mi sforzi, vedete che è 2 volte più grande, se non di più, rispetto a quella precedente. Quindi il primo trucco tecnico che vi insegno è questo. Quando noi dobbiamo scrivere qualche cosa, utilizziamo questo sistema. Per esempio, dobbiamo scrivere all'interno di questo quadrato, anzi facciamo un quadrato più piccolo, eccolo qua. È impossibile scrivere all'interno di un quadrato così, ma diventa facile invece in questo modo. Quanti ne abbiamo oggi? 20? 21. Mettiamo 20. Avete capito che sulle date e sul tempo sono una frana clamorosa? L'altro giorno parlavo di 2 mesi. Sì, infatti oggi è 19. Ecco, perfetto. Ma l'altro giorno parlavo. Scusa Alberto, un attimo solo che ho aperto il microfono, ma sui dispositivi che non sono della Apple, queste app sono disponibili? Perché io Sì, non lo trovo. alcune sì. C'è il Non riesco link. a No, c'è il link che vi manda alla pagina di Adobe. E in questa pagina voi avete i link per l'applicazione per i dispositivi Apple e per quelli Android. Perché sullo store non riesco a trovarlo mettendo i nomi che voi avete No, riportato. tu devi Magari andare su nei una link che vi ho lista. indicato, Ok. Sì. sono i link alla pagina ufficiale di Adobe, lì trovate tutte le informazioni. Ok, Frisco, perfetto. l'applicazione Grazie. Frisco è solo per iPad. Non c'è per altri strumenti, ma questa che stiamo usando, Adobe Photoshop Sketch, c'è anche per i dispositivi Android. Ecco, allora adesso impariamo subito un'altra cosa. Vedete che qui sulla sinistra noi abbiamo gli strumenti da utilizzare. Questa è la gomma. Ovviamente con la gomma possiamo poi cancellare chiaramente. Quindi il trucco sarà quello di passare da uno strumento all'altro. Però prima di cominciare il nostro disegno, io vi devo spiegare qualche cosa che riguarda i livelli. I livelli. Che cosa sono i livelli? Allora, i livelli sono questi che voi trovate qua di fianco, li vedete qui. Diciamo che i livelli sono proprio dei livelli, cioè è come un palazzo, prendi l'ascensore, vai al primo piano, al secondo, al terzo, eccetera. Immaginate di vivere in un palazzo trasparente. Oddio, non è l'esempio più interessante questo, ci sarebbe niente di peggio che vivere in un palazzo trasparente e vedere quello che fanno i nostri vicini, però immaginiamo di essere all'interno di un palazzo trasparente, quindi voi, se foste al quinto piano, no, voi vedreste tutto quello che capita ai piani intorno.
inferiori, quindi 1, 2, 3, 4. Allora voi sareste al quinto livello e invece qui saremmo al primo livello. Dal primo al quinto noi vedremo perché, perché i livelli fondamentalmente sono posti uno sopra l'altro e di default sono trasparenti. Ovviamente noi possiamo anche fare in modo che non siano trasparenti, li possiamo poi unire tutti in un unico livello. Però quello che ci interessa adesso è capire che come funzionano questi livelli, perché è la cosa più importante per creare il nostro sketchnote. Ve lo ripeto, questa è la cosa più importante per creare il nostro sketchnote. Dobbiamo fare così. Ragioniamo. Prima di tutto teniamo un livello dove faremo degli schizzi. Poi aggiungiamo un livello con il tasto più qui. Che livello aggiungiamo? Il livello immagine non ci interessa oggi, ce ne occuperemo domani, perché faremo delle creazioni particolari che richiederanno il livello immagine. Adesso noi ci limitiamo a utilizzare il livello schizzo, quindi creiamo un altro livello. Vedete che intanto questo è passato più in basso, perché sopra, anzi sotto si è aggiunto questo livello, livello schizzo, l'abbiamo aggiunto sotto, lo portiamo sopra. Avete visto che cosa sto facendo? Lo acchiappo e lo porto sopra. Perché? Perché il livello schizzo lo vogliamo sempre tenere come ultimo, o primo, diciamo, primo livello. Poi creiamo un terzo livello, sempre livello schizzo, eccolo qua. Quindi abbiamo un livello schizzo dove ci sono questi disegni, cioè le cose che ho scritto adesso. Poi c'è un altro livello e poi c'è un terzo livello sopra. A che cosa servono questi livelli? Questi livelli servono perché, per esempio, se io adesso mi trovo al terzo livello, se io adesso prendessi la gomma, vedete, non potrei cancellare, sto cercando di cancellare, voi non vedete il movimento della matita, ma sto cercando proprio di cancellare questa parte. Ma non ci riesco. Perché non ci riesco? Perché quello che io ho disegnato si trova nel primo livello. E invece guardate cosa succede se passo lo strumento di cancellazione qui. Si cancella. Quindi io posso cancellare solo ciò che appartiene al livello in cui opero. In generale questa regola vale anche per quello che io scrivo. Per esempio, se io adesso scrivessi qui io sono al terzo livello. E quindi se torno al primo, opla, ecco, quindi se torno al primo livello e agisco con il mio strumento di cancellazione, ecco che cancellerei solo quello che appartiene a quel livello, cioè in sostanza solo una freccia. Adesso che cosa facciamo? Cancelliamo i vari livelli, ripartiamo da zero e costruiamo lo sketchnote. Questa è l'occasione per farvi vedere quali sono le proprietà dei livelli. Quindi ne evidenzio uno, questo in particolare, faccio un tap su questo livello e vedete che cosa ottengo. Ottengo l'opacità del livello stesso. Guardate che cosa succede con la scritta che appare all'interno di questo livello. Posso stabilire l'opacità, poi vedremo a che cosa serve questo. Poi posso stabilire il metodo di fusione, non ne parliamo adesso, ma voi provate, e il metodo di fusione è il modo attraverso il quale due livelli interagiscono fra di loro. Per adesso lo lasciamo a normale. Poi trasforma è interessante perché prende tutto quello che io ho scritto e ho disegnato su un livello e lo inquadra in una finestra. Questa finestra è, come si chiama, si può, oh mi manca la parola, si può ridurre, si può restringere, sì esatto, vabbè. Niente, va bene, comunque si può rimpicciolire. Fare così. Sì, rimpicciolire, eccetera, e quindi adattare, ecco, adattare, così io la posso spostare, eccetera, ridimensionare. Mazzo, avete dei vocabolari lì. Abbiamo un vocabolario. Vocabolario.
Quindi ridimensionare, ecco, questa è quella parola che cercavo, si può ridimensionare e la posso anche spostare, quindi capite già che posso organizzare il mio sketch note in modo molto, molto vario senza preoccuparmi troppo di come lo sto costruendo. Poi torniamo sempre al livello facendo un tab, lo posso duplicare, perché magari un personaggio mi è venuto particolarmente bene, duplico il livello e quindi me lo ritrovo, per esempio. Oppure posso unire tutti i livelli, a un certo punto decido che il disegno è finito, voglio un livello solo, però questa è un'opzione che si usa raramente. E naturalmente lo posso eliminare, adesso infatti elimino i livelli che abbiamo creato e ritorniamo al punto di partenza. Abbiamo un livello di sfondo e creiamo il livello schizzo. Partiamo con il livello schizzo. Che cosa faccio con il livello schizzo? Con il livello schizzo prendo uno strumento matita, questo, il primo, uno strumento matita, regolo facendo un tap su questo strumento, regolo le dimensioni di questa matita, per esempio intorno a tra il 3 e il 5 è una buona cosa, facciamo una prova, perfetto, forse un po' di più, solo perché così lo vedete meglio, la porto a 6, è un po' troppo, la riduco a 5, va bene, così la vedete. Poi che cosa faccio? Prendo naturalmente il colore nero, ma stabilisco una opacità non al 100%, guardate 100% e guardate invece sotto il 50%. C'è una bella differenza. Perché a me interessa questa differenza? Mi interessa per questo motivo, quindi prendo un'opacità così, intorno al 60% più o meno, perfetto. Allora, perché mi interessa questa differenza? Perché la prima cosa che faccio con lo sketch note, quindi uno qua, la prima cosa che faccio è elaborare uno schizzo che poi verrà cancellato. Quindi non mi preoccupo di trovare una forma. Per esempio, dicono che il cavallo sia una delle cose più difficili da disegnare, perché nella mia grande bestialità, una volta, qualche anno fa, ho anche cercato di seguire un corso per disegnare fumetti. E il risultato è quello che voi avete visto, quindi sono proprio una capra. E quindi lì in questo corso mi dicevano il cavallo è la cosa più difficile, perfetto, io non ho problemi. Noi disegniamo anche un cavallo, perché? Ma perché il cavallo avrà una pancia, vedete cosa sto facendo? Io sto schizzando, lo faccio più volte, no? Poi avrà delle gambe, non lo so, sarà così, poi andrà giù con uno zoccolo, cercherò di fare una cosa di questo genere, metto insieme delle linee, ecco, poi sarà così, non so, qui ci sarà un altro zoccolo, poi c'è la coda, no? Poi ci sarà, sembra più un uomo accovacciato che un cavallo, però l'orecchio di solito viene abbastanza bene, eccolo, sembra un mulo, è un cavallo, diciamo un po' mulo, così c'è stato poi quell'occhio, no? Eccolo qua, abbiamo il cavallo, va bene? Questo sembra forse un po' più su, va? Non mi sto a preoccupare. Ah, di gambe ne ha anche altre due, mi sembrano, sì, giusto. Allora, non mi sto a preoccupare di quello che sto facendo. Perché? Perché sto facendo uno schizzo che poi verrà cancellato. E poi diciamo che questo cavallo sta guardando un cavallo moderno, guarda, per esempio, un cavallo moderno ma relativamente, diciamo, guarda una vecchia televisione, che di solito stava su una specie di mobile così appoggiato in questo modo, giusto? Quindi qui ci sarà un mobile, perfetto, ok. Bene, guarda questa televisione col tubo catodico, ecco qua. Allora, più o meno ho disegnato qualche cosa, qua potremmo inserire dei cassetti, ecco, così, qui magari anche delle bottiglie, perché si sa che quando si guarda la televisione si beve, magari del mirto, eccolo qua. Abbiamo un cavallo che guarda la televisione. Che cosa facciamo con questo? Diciamo che abbiamo terminato, così giusto per farvi vedere un esempio. A questo punto creiamo un nuovo livello schizzo
E dobbiamo sempre fare una grandissima attenzione a questo punto di lavorare su questo livello. E cambiamo strumento. Prendiamo questo strumento, che vedete scrive in questo modo, però cambiamo il colore, lo vogliamo nero. Ed ecco che cosa facciamo. Siamo sempre su questo livello, attenzione, siamo qui. Bene, qui sotto c'è il nostro disegno del cavallo con la sua televisione. E che cosa facciamo? Dobbiamo prendere semplicemente le linee che ci sembrano le più adatte. Quindi non dobbiamo rifare tutto, abbiamo disegnato tante linee, cerchiamo quelle linee che sono le più, quelle che possono rappresentare meglio tra tutte le linee che abbiamo disegnato, quelle che possono rappresentare meglio il cavallo. E così facciamo, per la televisione, dimmi. Siccome la mia connessione oggi è un po' ballerina, in pratica questi livelli sono una sorta di, come posso dire, carta trasparente su cui tu poi vai ad agire in sequenza? Esatto, non ho fatto, l'esempio, non ho fatto l'esempio della carta perché, sennò, perché non sapevo, perché non so se voi sapete che cos'è la carta, e quindi... Siccome cerco, di essere, no, siccome cerco di essere semplice, allora ho detto, ma non so se parlo di carta trasparente, poi magari loro... Ok, che cosa ho fatto? Ho preso le linee, no, di questa cosa assurda che ho disegnato. E adesso che cosa farò? Torno al livello precedente e prendo la gomma, oppure posso anche cancellare, cancello tutte le linee. Guardate che pur nella bestialità di quello che ho fatto, avendo ripreso solo delle linee, le linee essenziali, qualche cosa viene fuori. Quindi a questo punto creo un terzo livello. Un terzo livello che devo porre sempre, in questo caso ricordatevelo, il terzo livello sta in realtà tra il livello dello schizzo e il livello del disegno. Perché? Perché è il livello della colorazione. E allora ecco che posso prendere uno strumento, diciamo questo può anche andare bene, per colorare. No, questo non mi piace, devo dire, è proprio una cavolata. Facciamo così. E cominciamo a colorare, per esempio, anzi, usiamo quest'altro strumento, cerchiamo un colore appropriato, ecco, questo va già meglio. Siamo sempre nel livello intermedio, utilizziamo, usciamo pure dai bordi, dai margini, non c'è nessun problema. Possiamo allargare qui, vedete? Notate anche che queste applicazioni Adobe vi propongono delle palette di colori che sono appropriati per delle combinazioni che sono equilibrate e stanno bene insieme. C'è un rapporto preciso tra i colori primari, secondari, e così noi possiamo, per esempio, vedere che questo è un colore che può, in qualche modo, ecco, star bene qua. Allora, con questa tecnica, adesso vi ho spiegato la tecnica che noi utilizziamo per creare lo sketch note, quindi lavoriamo su tre livelli, lavoriamo sul livello schizzo, poi lavoriamo sul livello, quindi lo schizzo a matita, poi ripassiamo cercando le linee fondamentali e poi coloriamo con un livello intermedio che è questo. E quindi il colore
realizziamo un tipo di schizzo per cui il colore può anche uscire, può anche debordare, cioè facciamo come dire, di difficoltà virtù, perché non siamo disegnatori, partiamo da questo presupposto, quindi non possiamo realizzare un'opera esattamente come dovrebbe essere. Quindi la accenniamo, creiamo qualcosa di simbolico che rappresenti un po' quello a cui vogliamo arrivare. Adesso facciamo però, dato che vi ho insegnato questa tecnica sui livelli, adesso facciamo un esempio concreto. Allora, cancelliamo intanto quello che abbiamo fatto. Per cancellare quello che abbiamo fatto, utilizziamo questi tre pallini, selezioniamo i documenti, selezioniamo quello che abbiamo creato e lo buttiamo via utilizzando il cestino che c'è qui in basso a sinistra. E vediamo come abbiamo realizzato invece questo, che assomiglia molto di più a uno sketch note rispetto al disegnino che abbiamo fatto prima. Quindi creo un nuovo strumento. Scelgo questa volta un widescreen perché voglio una rappresentazione più cinematografica. Parto dal livello schizzo più basso, quindi con la matita. Voglio rappresentare il viaggio da Delfi a Elicona. Va bene, quindi comincerò sul lato destro a disegnare, a schizzare una sorta di imbarcazione. Come vi dicevo, non mi interessa che le linee siano precise perché e non mi interessa neanche che si veda l'albero perché questo è un errore, no? Vedete, si vede l'albero, ma non importa questo della vela. Poi qui ci facciamo dei personaggini che poi sareste voi e il mare, naturalmente il mare. Non mi interessa andare a guardare che. Se il mare deve coprire la barca, perché ovviamente queste linee della barca non si dovrebbero vedere. Non mi interessa perché sto facendo proprio uno schizzo. Poi qui abbiamo il tempio, ecco che sarà così, un po' più grande, il tempio di Delfi, così. Poi ci sarà qualche alberello, ecco, proviamo, qualche alberello. Poi ci sarà Clio qua che ci aspetta. Poi ci sarà il tragitto, ovviamente. E poi che cosa faremo? Siccome uno sketch note, dobbiamo creare dei riquadri all'interno del quale scriveremo delle cose. Per esempio, ci sarà un 1 che sarà il punto di partenza. E qua creiamo un riquadro dove scriveremo qualcosa. Qui ci sarà 2 che sarà la seconda cosa che abbiamo fatto, o la seconda cosa che volete insegnare, o la seconda cosa che volete che i vostri ragazzini spieghino. Qui ci sarà 3, 4, poi 5, 6, che sarà l'ultimo. Poi ci saranno dei personaggi, quindi abbiamo detto che c'erano le tre muse. Ecco, dobbiamo fare in modo che queste muse abbiano delle linee, siano aggraziate. Insomma, non c'è problema, ne disegniamo talmente tante di linee che qualcosa di buono verrà fuori. Questo è proprio il trucco dello schizzo. Poi ci sarà Cerbero con le sue tre teste, boh, una testa, magari un'altra testa. L'unica cosa che viene bene in queste teste è l'orecchio, a meno si capisce che è un orecchio, si può capire che sia Cerbero. Eccolo qua. Sembra Cerbero travestito da una via di mezzo tra un maiale e un leone. E andiamo avanti così. Poi creiamo il secondo livello. Il livello, sempre un altro livello schizzo. E questo livello è quello superiore perché è quello che noi utilizziamo per ripassare correttamente, scegliamo la dimensione giusta, il colore nero, potete disegnare ovviamente anche con un altro colore e vediamo, qui c'è una bella linea, qui ce n'è un'altra, qui un'altra ancora, questa è interessante, questa anche interessante, questo così, questa anche, questa è una bella linea.
Ed ecco che abbiamo aggraziato le nostre muse. Qui adesso noi facciamo così, riprendiamo la tela, arriviamo solo fino sotto, ovviamente perché vi ricordate che siamo stati eccessivi nel disegnare. Poi questa è l'imbarcazione, prima disegniamo il mare, cioè disegniamo quello che sta davanti, chiaramente, e poi tracciamo le due linee che rappresentano la barca, poi le persone qui e poi concludiamo la barca in questo modo, questa nave, questo vascello. Poi dobbiamo inserire i riquadri, i numeri, quindi i numeri e i riquadri, però possiamo anche cambiare colore. Diciamo che vogliamo mettere un po' in evidenza questi riquadri, possiamo utilizzare un colore rosso. In questo caso faremo così. Ecco i riquadri. Ecco qua, stiamo continuando. Vedete che io intanto col pitch sposto sempre il disegno. Ci siamo dimenticati del tempio prima. Niente male, niente di male. Quindi faremo così, sempre con delle linee dritte. Lo schizzo che abbiamo realizzato ci aiuta a individuare le linee più corrette. E così anche per il nostro alberello. Così. Così. Possiamo anche disegnare due uccellini. Una nuvoletta non ci sta mai male, la facciamo direttamente. E poi ci sono i numeri che dobbiamo inserire. Quindi possiamo cambiare colore, usare, non lo so, per esempio un blu, un azzurro, anzi questo arancione è carino. E quindi faremo così. 1, 2, 3, 4, 5, eccolo qua, 6. Vabbè, poi Cerbero ci sarebbe, ma adesso non voglio perdere troppo tempo e voglio andare avanti e passiamo a un altro livello, quindi creiamo il livello di colorazione. Attenzione, nuovo livello. Dobbiamo sempre verificare dove questo livello viene inserito. Viene inserito sempre al livello superiore rispetto a quello sul quale stiamo lavorando. Quindi lo dobbiamo spostare perché questo livello deve stare tra lo schizzo e il disegno. L'abbiamo creato, benissimo. Dobbiamo cancellare lo schizzo sottostante a matita. Quindi torniamo sotto al primo livello, cancelliamolo più rapidamente in questo modo, elimina, l'abbiamo proprio eliminato in un colpo solo, abbiamo il nostro lavoretto, torniamo al livello di colorazione che, ripeto, sta sempre sotto il disegno e utilizziamo gli strumenti di colorazione. Allora, questo marrone può anche star bene perché può essere la nave, però questo non mi piace, preferisco questo. Eccolo qua, abbiamo la nostra nave. Vediamo se c'è qualcosa d'altro di marrone. Beh, potrebbe essere il tronco dell'albero. Se è troppo grande, naturalmente lo riduciamo, vedete così, zac e zac. Vediamo se ci sta bene qualcos'altro in marrone, per il momento no. Prendiamo un bel azzurro per il mare. Poi anche le vele azzurre non sono male. E poi mi piace anche, per esempio, Clio, le muse azzurre stanno bene.
per esempio, poi un po' di verde i nostri alberelli, vedete che prende forma. Ah, dobbiamo tornare sull'azzurro perché abbiamo una nuvola qui da colorare di azzurro. Adesso come facciamo a sapere qual è l'azzurro che abbiamo utilizzato? Semplice. Prendo la ruota dei colori, questa, la vedete qui in basso, e tengo premuto la penna. Tenendo premuto la penna è facile perché andando sul colore che mi interessa, ecco che lui lo seleziona e quindi a questo punto posso disegnare la mia nuvoletta. Quindi continuo in questo modo. Passiamo alle scritte. Quindi torniamo allo strumento che mi permette di scrivere. Usiamo il nero, abbassiamo un po', così per esempio. Vediamo, sì, perfetto. E a questo punto però devo scrivere e quindi devo allargare il foglio e quindi posso scrivere così. Partenza. E il risultato sarà questo. Vediamo se riesco. No, purtroppo c'ho un errore sul mio iPad per cui non riesce ad andare sotto l'8 in questo caso. Poi ci sarà l'ambiente da allestire. E così via, andiamo avanti a scrivere. E vedete che prende forma. Poi torniamo. Ah, scusate, grave errore. Vedete? Capita anche all'Olimpo. Abbiamo scritto sul livello di disegno, non va bene, quindi torniamo indietro, cancelliamo. Le scritte devono essere separate, quindi creiamo un livello superiore, che è il livello delle scritte. E quindi scriviamo così. Ambiente, scriviamo anche una terza cosa. Adesso ritorniamo al livello di colorazione, perché dobbiamo colorare lo sfondo di queste scritte, quindi prendiamo lo strumento adeguato. E scegliamo come colore, per esempio, non so, un bel giallo un po' più trasparente, così, e quindi possiamo colorarlo, possiamo scegliere anche un altro colore, fare delle prove, tanto poi possiamo cancellare, questo non va bene assolutamente. Quindi ritorniamo al colore di prima, non me lo ricordo, non importa. Acchiappo il lentino che mi consente di selezionare esattamente lo stesso identico lavoro. E quindi stiamo creando il nostro sketch note. Io concluderei qui perché adesso invece rapidamente vi faccio vedere come funziona un'applicazione vettoriale per disegnare e Frisco ve lo illustro, ma dato che vi ho spiegato come si crea questo oggetto, poi lì si tratta solo di vedere due questioni tecniche e chiudiamo il nostro webinar. Bene, allora riassumendo, abbiamo utilizzato diversi livelli. Un livello schizzo per disegnare come vogliamo senza preoccuparci minimamente di quello che stiamo facendo, perché tra tante linee, ricordatevi, qualcosa di buono verrà sempre fuori. Al secondo livello, invece, individuiamo le linee. E solo quelle con un tratto deciso e sicuro, le linee solo, ecco, questo non è tanto né deciso né sicuro, questa vela, però la vela è colpita dal vento e quindi va anche bene, probabilmente. Poi inseriamo gli elementi di scrittura. Fra gli elementi di scrittura, ovviamente,
abbiamo anche questi, queste. Ecco, abbiamo anche la scrittura a mano libera con le freccette, eccetera, per indicare i vari elementi. Scusate, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. La scrittura all'interno di un colore. Quindi noi possiamo creare una zona, per esempio questa, con questo strumento, vediamo. Ecco, con un marrone così, per esempio. Ecco, creiamo, siamo sempre a livello di colorazione, creiamo una zona qua, fatta così, e poi così. Poi con lo strumento sempre di scrittura, in questo caso però useremo il colore bianco, possiamo scrivere andando a livello di scrittura ecco, e anche questo è un bellissimo effetto che creiamo facilmente in questo modo. Quindi sempre dal livello di colorazione prepariamo l'area sulla quale poi a livello di scrittura noi scriveremo il testo necessario. Quindi queste sono le operazioni, alla fine sono quattro step con il quale voi realizzerete, anche senza saper disegnare, comunque qualche cosa di apprezzabile. Quando ho terminato posso ovviamente poi condividere il documento, posso duplicare il progetto, eccetera eccetera. Ah, mi dimenticavo di dirvi un'altra cosa, che qui all'interno degli strumenti di condivisione, vedete, lo trasformo, lo registro come immagine, eccetera, ho il time lapse. Perché? Perché nel frattempo Adobe Photoshop Sketch ha registrato tutto quello che io ho fatto. Quindi avvio il filmato. Eccolo qua, avvio il filmato ed ecco che lui ci propone la successione, che è quel filmatino anche che qualcuno di voi potrebbe aver visto e che ho messo nell'ambiente all'ingresso di Helicona. Tasto condivisione e salviamo il filmato, salva il filmato e lo troviamo nel nostro rollino fotografico. Questo è Adobe Photoshop Sketch. Adesso vediamo rapidamente come funziona invece. Ecco come funziona Adobe Photoshop Draw, che è uno strumento invece di grafica vettoriale ed è lo strumento con il quale invece ho creato questo disegnino. Allora, partiamo da un progetto nuovo, abbiamo sempre la nostra scelta da fare, in questo caso widescreen, mi piace molto l'effetto cinematografico, la tecnica è sempre la stessa. E cioè, io nel livello di disegno cerco un effetto, ecco, cerco un effetto matita, così. Vedete che però non abbiamo l'effetto matita di prima, con la grana della matita. Perché? Perché questo è vettoriale, quindi abbiamo delle linee più morbide, più definite, e il livello vettoriale ha difficoltà ad imitare per esempio tecniche di acquarello o olio o altre tecniche di questo genere, matite comprese. Però a noi non interessa, vogliamo disegnare un guerriero. Il guerriero avrà un elmetto, qualcosa avrà, no? Adesso mi sembra di ricordare che possa essere una cosa così. No? Boh, più o meno qui spunteranno gli occhi. Beh, insomma, sembra più un marziano, non so, il collo sarà qua da qualche parte. Sta venendo proprio malissimo.
Comunque non importa, qua ci sarà terra, ecco, tiene una lancia, abbiamo detto. Così. Poi, dunque la lancia va giù e l'ho fatta troppo alta, qui deve fare una piega per tenere su. È una posizione piuttosto assurda, però d'altra parte questi greci secondo me riuscivano a tenere queste posizioni perché dedicavano un sacco di tempo alla ginnastica, alla preparazione militare, quindi penso che ai nostri occhi moderni sembra una cavolata, ma in realtà vi assicuro che questo rispecchia perfettamente quello che è greci. Eccolo qua. Va bene. Allora, adesso creiamo un nuovo livello. Perché nel nuovo livello noi dobbiamo fare molta attenzione a questa cosa. Dobbiamo creare delle linee, ma in questo caso i tracciati devono essere uniti, a differenza dello schema che abbiamo utilizzato prima. E quindi, diciamo, questo schizzo è troppo nero. Se dovessimo poi disegnare sopra, ci creerebbe dei problemi individuare bene le linee. Quindi ritorniamo al livello sotto. Selezioniamo questo livello e lo rendiamo più opaco, così. Perché dobbiamo proprio vedere molto bene che cosa stiamo facendo. Vediamo se questa linea va bene. A questo, bene. Perché il casco, per esempio, il casco lo devo fare in modo che non ci siano dei buchi in quello che disegno. Quindi in questo caso non cerco le linee migliori, cioè le cerco ma solo limitatamente al fatto che cerco, diciamo, il modo migliore per esprimermi, ma devo sempre chiudere le linee. Devo sempre fare in modo che le linee siano chiuse. Allora, prima disegniamo l'arancia, così. Il perché vi sarà chiaro fra 2 secondi. Ops. Vedete, qui non ho disegnato l'altra linea dell'arancia, quindi ho difficoltà adesso, perché mi manca proprio, vedete che viene storta? Mi manca proprio. E vabbè, non importa. Non l'ho disegnata prima, quindi non me la posso ritrovare adesso. Ecco, Posso facciamo tornare al così. livello precedente? Facciamo così. Vedete, le linee sono tutte chiuse. Poi qua ci sarà la corazza. Qui ci sarà qualche altra cosa. Ecco, vabbè, è venuto fuori un pasticcio, ma non importa, perché ecco il punto a cui voglio arrivare. Adesso torno al livello precedente, lo posso anche tranquillamente cancellare, o lo chiudo, tolgo tutta l'opacità del livello se non voglio cancellarlo. E lavoro in questo modo. Attenzione, prendo un colore, per esempio, prendo questo colore e guardate che cosa faccio. Faccio un tap dentro questo colore, però mi appare un'icona, mi dice che non è possibile fare l'operazione che sto facendo. Allora facciamo così. Vediamo subito per quale motivo, io lo so, adesso ve lo dico, ma voglio prendere un altro colore, come questo, per esempio, e faccio un tap qua. Intanto devo portarlo sul livello. Ah, scusate. Dov'è? Ah, è qua, perfetto. Allora, che cosa ho fatto? Ho riempito con un colpo solo il mio contenitore. Il contenitore che cos'è? L'oggetto che ha tutte chiuso
perfettamente, che sono riuscito a colorare semplicemente premendo all'interno. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che non ho creato un altro livello per colorare, né sopra né sotto, ma qui sono, vedete, sono qui, sono allo stesso livello del disegno, perché altrimenti non potrei riempire questo buco, e quindi procedo in questo modo. Poi vediamo, prendiamo questo colore, lo inserisco qui dentro in uno spazio bianco ed ecco, prendiamo il rosa È una sorta dell'equivalente del secchiello negli altri programmi. Sì, è una specie di secchiello, esatto. Okay, grazie. E poi prendiamo questo colore, per esempio, vediamo che cosa succede. Ecco, quando appare questo simbolo è perché c'è qualche linea che non è chiusa, quindi dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere quali sono le linee che non sono chiuse. Eccole qua. Guardate, questa non è, ops. Questa non è chiusa bene, questa neanche. Poi vediamo se c'è qualche altra linea che non è chiusa bene, dovrebbe essere a posto. Quindi proviamo a cambiare colore. Ed ecco che è una cosa un po' surreale, però alla fine con questi sistemi viene sempre fuori qualcosa di buono. Buffo, eh? Vediamo la lancia, il bello rosso. E poi questo. Adesso qui ci sbizzarriamo proprio. Va bene, avete visto che siccome esistono delle forme, esiste un certo tipo di colorazione, ecco che abbiamo un risultato che, voglio dire, non è esattamente il disegno di un guerriero che potrebbe fare un artista, ma c'è qualche cosa di interessante, è un oggetto che noi possiamo utilizzare tranquillamente. Dunque, vedete come si usano in un modo differente queste due applicazioni. Per il resto, anche questa ha il suo time lapse e quindi possiamo ricapitolare e vedere che cosa abbiamo prodotto. Eccolo qua. E possiamo salvare poi il nostro risultato. Bene, direi che per oggi è tutto. Scusami, una sola domanda. Sì? E se volessi scrivere anche su questo disegno, il procedimento è uguale a quello del sì, prima? Certo, il procedimento è come quello precedente. Quindi usate questo strumento e scrivete. Però questo ha solo due livelli. No, puoi creare tutti i livelli che vuoi. Ah sì, in questo caso utilizziamo solo praticamente due livelli, il livello dello schizzo e il livello di disegno e colorazione. Però ovviamente puoi aggiungere tutti i livelli che vuoi. Per la scrittura teniamo un livello separato, cioè aggiungiamo un livello di scrittura, lo teniamo separato perché? Perché poi è più facile cancellare. Scusa Alberto, ma sì? Questi programmi funzionano solo in ambiente Android e iOS? Per Windows non c'è niente? No. No? Ok, grazie. Alberto, no, perché sono... è praticamente impossibile. Cosa? Non ho capito. Senza pennino. Sì, beh, col dito non potete lavorare, ma con queste applicazioni si lavora con delle penne, perché la penna è la matita. E con la tavoletta Wacom si può usare tranquillamente? La tavoletta Wacom ha delle sue applicazioni, quindi devi usare proprio le sue, non puoi usarla. Dipende, oppure la tavoletta Wacom funziona come, ma ci sono tante tavolette Wacom, Ci sono tavolette Wacom che funzionano attraverso Windows, attraverso il sistema operativo Macintosh,
Ma la mia è una Windows, è una base proprio. No, e allora puoi usare un'applicazione che si chiama Mixtile, qualche cosa del genere. Adesso poi me lo ricorderò e te lo dirò qual è. Grazie. Quindi scriviamo sempre su un ambiente separato. Anzi, anche qui noi possiamo fare la stessa operazione, cioè allarghiamo, ovviamente, per poter scrivere meglio. E quindi poi abbiamo questo risultato. Se io scorro con due dita da destra verso sinistra, cancello. Se scorro con due dita da destra verso sinistra, ma questi sono dei trucchetti, poi vi leggete le spiegazioni di Adobe. Insomma, quello che volevo spiegarvi è questo, cioè i meccanismi attraverso i quali possiamo realizzare due tipi diversi di sketch note. Frisco, l'ultima applicazione che vediamo, ma è anche la più complicata da utilizzare, tra l'altro uscita quest'autunno. Questa è un'applicazione creata apposta per combinare grafica vettoriale con grafica bitmap. Ed ecco che avete degli esempi di questo genere. Come la utilizziamo? Beh, vi faccio vedere, è molto più complessa, però magari c'è qualcuno di voi che proprio disegna bene, bravo e capace, e quindi io consiglio questa applicazione. Qui potete scegliere i pennelli, questo è un pennello Pixel, quindi vuol dire che se voi utilizzate questo strumento, quando ingrandite l'immagine poi si vedono chiaramente i pixel, però con questo strumento voi avete degli effetti di tipo acquarello, disegno a olio, eccetera. Questo invece è uno strumento di colorazione. Vedete che potete scegliere proprio diverse tipologie, grandezze, poi potete collocarli tra i preferiti in modo da richiamarli facilmente. E questo è ancora un terzo strumento, è un pennello vettoriale. Questo è particolarmente indicato, per esempio, per scrivere. E quindi funziona in questo modo. Creo il solito nuovo qui in basso a sinistra. Scelgo questo formato. Bene, e vi faccio semplicemente vedere in che cosa consistono questi pennelli. Io, per esempio, ho scelto questo per il disegno, cioè per creare degli sfondi. Anche la ruota del colore naturalmente è diversa. Io creo uno sfondo così, sul quale poi posso scrivere. Tra l'altro, queste applicazioni sono molto sensibili alla penna che viene utilizzata, per cui se la inclino, se scrivo invece in posizione verticale, poi con questo cambiamo colore e posso, per esempio, scrivere. Oppure creo degli sfondi di tipo acquarello. Vedete come si diffonde il colore e quindi posso anche combinarlo. Se resto sullo stesso livello, vedete, il colore interagisce. Quindi qui siamo a un altro livello di operatività rispetto alle altre due applicazioni.